Questo programma è presentato da Molitecnica Sud, www.molitecnicasud.it. Come vai? Tutto ok? Tutto ok? Avete visto? Oggi non c'è la pioggia, ma in realtà c'è la tormenta. No, come sul dove stavai di col nonno, là, tutti più... Non si capisce. Allora, casa, quando gli tu alberi. Dici Heidi col nonno, io penso alle pagnottelle di Heidi che cucinava il nonno. Dovevano essere di una bontà. Quelli che li spezzava erano deliziosi, che metteva nel cestino. No, vabbè, se tu dici le pagnottelle di Heidi, io penso a quando Heidi andò in città e ha mangiato le pagnottelle calde. Tanto no, è vero che lei le aveva messe dentro un lenzuolo perché le voleva portare al nonno. Mentre se parli del nonno di Heidi, proprio quando scioglieva il formaggio sul fuoco. Facevamo il provolone piccato. La palla. Tanto per cambiare, vabbè. Parliamo di cibo, va bene. Benissimo la puntata. Buongiorno Lu. Buongiorno Nani. Hai visto proprio come nei film sci-fi, dalla pioggia, da tipo monsoni, siamo passati a un vento pazzesco. Sì. E la polvere che viaggia. Che viaggia. Io non lo so, cioè, voi l'avete visto, voi telespettatori, radioascoltatori, e tu Lu, l'hai visto Interstellar di Nolan, del regista Nolan, uno dei miei preferiti. Vabbè, eccezionale. È quello che stavano i cadaveri sul... Ricordami un po' la trama. Interstellar, vabbè, dura anche una vita, perché... tipo Ben-Hur. È quello che parla dei salti quantici, fondamentalmente. Cioè, della... Allora, è la storia di base è quella di un papà astronauta che ha una figlia piccina molto legata a lui. No, allora non l'ho visto. No. Ok, Interstellar, sembra il clima di Interstellar, solo che noi non abbiamo una Jessica Chastain che ci salverà, insomma, diciamo il gozzo, diciamo così. Però, vabbè, pazienza. Stanotte io non ho dormito nulla, perché alle 2:33 mi sono svegliata per una diuresi notturna, naturalmente, come tutti gli altri, tutti quanti. Però purtroppo il vento era così forte e battente che non ho dormito più. Quindi sto picciosa. Ecco, questo vi volevo dire. Ecco, cioè, il riassunto sta in quello. Non è che perché non ha dormito, è che c'è il picciolo. Quindi mi raccomando, state attenti, non mettete mano addosso. State per attenzione, perché state molta attenzione. Vedi l'uomo dell'acquario, ecco, lui subito deve andare. Non è che uno dice c'è il picciolo, allora uno si sta al posto suo, perché lui aumenta il nervosismo. Niente. Assolutamente. Ciao Paolo Gentile. Ciao Tiziano Gonella. Ben trovato. E ciao, ti sta salutando Paolo con grande affetto. Sì, grazie. Ciao, ovviamente, grazie Federico Semplice, Frederick Simple. Ma io saluterei, visto che la vedo qua di sguincio, come si dice dalle parti mie, anche la Dilala. Ciao biondissima Dilala, che ha tutti i capelli al vento, proprio te ne capita da che si peggio di me stamattina. Quindi se volete salutare noi, le vostre settime generazioni, assolutamente, allora con l'educazione. Parlandoci in diretta, potreste chiamarci per esempio allo 080 501 9998, magari potreste anche mandarci un vocale WhatsApp o un messaggino scritto WhatsApp, a meno che Anonymous non abbia dismesso la dissenteria che le abbiamo, ecco, augurato per un fatto di linea, e non abbia ricominciato ad occuparci le linee. Oppure Lulu, dove possono chiamarci? Niente, potete chiamare come sempre allo 080 501 4668. Però ecco, non chiamare, allora posa la spiaggia, non ce ne sanno più, cioè anche Torre Questo ormai al completo, abbiamo fatto sold out. Sto ancora aspettando la risposta tramite PEC di Michele Emiliano, non mi ha fatto sapere però quelle impegnate. Chiaro. Vabbè, sicuramente sicuramente ci avrà così da fare, però nei prossimi giorni sicuramente mi risponderà, o positivo o negativo, meglio per lui che mi risponde positivo, perché se mi risponde negativo gli metto manato. Vabbè, le pante gare a casa e niente, e quindi
volevo dirvi, state tranquilli perché stiamo continuando a lavorare per voi. Lavoreremo con persone professioniste. Sì, sicuramente abbiamo pensato, ma questa è stata proprio una sua idea, che il professor Dante Mazzitelli farà anche un corso di bocce per le persone più adulte, perché ovviamente abbiamo anche persone un po' perché più grandi. Guarda che le bocce sono un sport bellissimo. Sì, ma quelli che hanno fatto l'iscrizione sono tutte adulte, quindi di conseguenza io mi iscrivo. Ti vuoi iscrivere tu? Però, vabbè, vuol dire che dai una mano al professore. Non do una mano, io voglio andare a giocare e imparare i segreti del colpire il boccino e fare punti. Sì, ho capito, ma noi faremo dei giochi e poi metteremo dei premi. Tu non li puoi vincere, capisci? Abbiamo le nostre magliette, quelle che sono avanzate. Abbiamo le mutande di Tiziano Gonnella, quelle già usate, che però sono pulite. Imperdibili. Insomma, abbiamo di tutto di più. Se vinco dei premi, li devolvo in beneficenza. Ah, bravo, ok. Lei li devolve. Le mutande di Tiziano Gonnella le tengo. Che li diamo indietro. No, le voglio proprio. Senti, Lu, mi è sfuggito il pensiero, è andato. Scusami, visto che per luglio è ormai. Ma per il 2 giugno non stai organizzando nulla? E il 2 giugno sarà una cosa frisce e mangi, come si dice sempre dalle parti mie. Frigge e mangia. E rimarremo qui nella zona. In realtà non ho voluto spingermi oltre, no, perché siccome il tempo, avete visto, non sta dalla parte nostra. No. Quindi in realtà mi sono dovuto un poco trattenere. Povera. E ho detto, madonna, dove li devo portare a questa? Al massimo andiamo a fare una scampagnata a Parco 2 giugno. Così ognuno viene con la macchina sua, nessuno deve pagare la benzina. E non metti nemmeno un biglietto, nemmeno un biglietto, cioè. E secondo te non ha messo un biglietto? Il biglietto sta, però venendo, chi vuole entrare entra, niente. Raga, il biglietto tranquillo, portate a colazione a sacco, poi noi ci penseremo a fare i giochi, sai, tipo, ti ricordi Nani? Che non c'entra, mo qua ci vorrebbe, ti ricordi quando si gioca la corsa con i sacchi, oppure quelli che si mettevano, mettevi 5 persone, o 5, 6, 7 da una parte, e 5, 6, 7 persone dall'altra, e poi col fazzolettino, come si chiamava? Tiziano, che non mi viene. Gioventù bruciata. Sorta, gioventù bruciata. Come si chiamava Tiziano? Aspetta, che si sta sistemando. Perché se sta ricordo pure io, perché anche a lui sfugge, vero Tiziano? Infatti, sì. Sfugge. Ruba fazzoletto. Lo fanno anche in Ritorno al Futuro. Però sai che io non ho mai avuto il pregio di giocare a queste cose. Però era bello, Nani. Ma e niente, non faremo. Avevo comitive. Allora, praticamente il 2 giugno noi faremo tutti quei giochi che si facevano negli e anni 80 da fai piccoli. Pagare? Niente, l'ingresso, la modica cifra di 6 euro. Non offriamo la colazione. Ma nemmeno, dai, 6 euro. Ma scusa, ma tu ti rendi conto che noi già mi fa passare la giornata a chiesa? E io qualche cosa vuoi mettere nella tazza? Cioè, così, tutto gratuito. Io veramente giocheremo. Poi ci sono i chioschetti, portate colazione, portate pure da mangiare per noi, così no, io vengo già. Ma come? Vengo già libera e bella. La regia, come al solito, ci fornisce, fa una super selezione super sintetica di cose che ci scrivono durante la replica. Sì. E alle 22:17 qualcuno scrive, anzi no, lo dice Pinuccio 52 da Taranto, scrive: grandi, è la prima volta che vi vedo. Grande Luigia, ma questo lo sappiamo che ma è un inciso di mole, Federico. Di me. Un saluto da Taranto. Ciao Pinuccio, grazie. Sto scherzando, Federico, te l'ho detto prima, tu mi hai risposto, scherzando. Anche se insomma sto scherzando al 30%, ecco, diciamo così. Oh, però oggi io lo sento su di me il piccio, sto proprio rimbambita. Quindi facciamo una cosa. Facciamo che mandiamo una canzone, diciamo, avanza. Guarda che sta rimbambito pure lui, hai visto? Oh, Twisting Shouts, Salt and Pepper. Sale e pepe, praticamente. Qual è sotto quel che fa la scena? Sale e pepe, sale e pepe. Sono un gruppo micidialissimo che fa dei gran pezzi. E questo è un, come si dice, un remix? È una rivisitazione. Cover. È una cover del, però, una comunque, diciamo anche che. No, brava. Ah. Ok, è stato brava. Grazie. Comunque diciamo che il nome giusto del gioco, Tiziano l'ha trovato, era Ruba Bandiera. Ruba Bandiera, non ci ho mai giocato perché io. Non ti preoccupare, giochiamo il 2 giugno al parco. Solo con le mie amiche invisibili, quindi era difficile che una delle due te ne sei. E ogni tanto anche le amiche invisibili si rompevano le scarpe, girava se ne sceglie, le rimaneva da sola. Si chiamavano, io non lo so, non so che fine abbiano fatto, ma so che hanno due morte. Vite molto diverse. Una un po' sgualdrina e l'altra invece
c'è una bravissima ragazza. È vero, come gli avoletti e l'angioletto, sì, così esatto. Era. Sì, però sì. Non le frequento più, non ho manco il loro contatto WhatsApp. No, non cambiamo se la fanno insieme a qualcun altro. Certo, carine, Pagliette e Margherita, va bene. I numeri li abbiamo dati, ma se aveste mai voglia, voi alla guida o voi davanti allo schermo, di andare a mangiare una cosa buonissima questa sera o tutte le sere, potreste andare a Pitta la Pizza, la pizza col sorriso a Giovinaso. Solo a dire il nome fa già l'acquolina in bocca, quindi Pitta la Pizza, fidatevi. Si può dire al posto di cheese. Oppure approfittando, diciamo, se andate ad Altamura, perché state andando a comprare il pane di Altamura, la focaccia di Altamura, però passate da Molly Tecnica Sud, che sta sempre da quelle parti, salutateci Carlo e tutta, diciamo, la combricola, la banda, l'enorme banda, la che sua proprio fratelli, cugine, solo loro popolano, diciamo, un paesino, esatto, tutto loro, no, esatto e niente. Oppure fate volare un tappo. Oddio, non ho più la mia penna, peccato. Va bene, oppure se mai voleste vederci un po' meglio, vederci un po' chiaro, potreste andare da In Vista Giovanas, fatevi una visita optometrica, diciamo, prendete un paio di lenti per vedere meglio. Ora, siccome entrambe siamo occhialute, lei ci vedrà benissimo, e quindi io ti chiedo, hai un detto, un motto, una parola, qualcosa per noi? Reggiti forte, reggiti forte, che aiuto. Oggi c'ho proprio uno consentimento. Nonna Giovanna, nel caso ci stesse sentendo, ma ogni tanto è proprio da sola. Può intervenire, così ci dice se conosce questo detto o meno. Allora, non figli pecciuse, me? E una mala vicina portano la casa alla ruina. Io non ho capito. Un figlio capriccioso e una vicina invidiosa fanno male all'andamento casalingo. È vero. Avete visto? Mi sono impegnata, vero. Ho trovato qualcosa di... Brava, sì. Lu, è vero. Cioè, però si potrebbe anche... Io ho inteso invece questo. Aspetta, ripeti. Un figlio pecciuso, quindi un figlio capriccioso, sì. E una mala vicina, una vicina invidiosa, figuriamoci, l'invidia non ha mai fatto bene a nessuno, portano la casa alla ruina, fanno male l'andamento casalingo. Per me, allora, la mia interpretazione potrebbe darsi, però sicuramente quella giusta è quella che hai detto tu, che è un figlio piccioso, quindi comunque molto, molto chiassoso, e una vicina altrettanto chiassosa tolgono quiete alla casa. Federico mi ha tolto. Ma non era picciosa, ma era invidiosa, che è ancora peggio. Il figlio piccioso, ringraziando il Signore, è forte, lo ringrazio il Signore, io ho una sola figlia e per fortuna non è mai stata né picciosa, mai preso capricci, perché sennò oggi non avrei avuto una figlia, perché l'avrei fatta volare dalla finestra, perché io odio i bambini picciosi. Lei aveva paura di te. No, è brava, è stata brava la bambina. No, lei aveva paura di te, vedi, infatti quando, insomma, ovviamente come tutti i bambini sono stati rimproverati, lei diceva: non mi guardare così che mi fai paura, perché a quanto pare io cambiavo proprio la fisionomia del viso e avevo questi occhi che senza fare niente, solamente gli occhi, e quindi povera ragazzina. E mio padre diceva che mazze panel fanno le figlie belle, va bene? Mazze panel fanno le figlie belle, è vero? Stai Tiziano? Molto calma, perché sei spaventosa davvero quando alzi i decibel, va bene? No, è la verità, mi sono un po' devo dire la verità, perché okay. Ho perso qua la pudola, posso sapere dove è andata a finire? È la volata di là. Ah, amore, per piacere, me la potresti inquadrare, che poi me la venga a prendere. Grazie. Dopo alza le pudenda, però, e vatti che a uno già la vede. Ti aiuto io. Grazie. Mannaggia la miseria. Annaggia. Senti, hai per caso una tolleranza? Ci abbiamo una telefonata. Sì, pronto. Sono nonna. Io lo sapevo che ci chiamavi. È proprio vero. Allora, una figlia picciosa, una mela vicina, porta la casa alla ruina. Ecco, la pronuncia giustissima. Grazie, sì, nonnina. E poi un altro proverbio. Sì. O amor della cucina, usa per la chicchiera. È vero. E che vuol dire? Che vuol dire? Chi sta vicino a una persona che non va bene, solo lei può giudicare, o lui. Come dici? Ma amore, inteso come aroma.
inteso come la, il cucchiaio, amore inteso come aroma, no, sapore, no, no. L'amore della cucina, sapore della cucina. Ok. Lo sa il cucchiaio. Ok, ok. Allora, chi sta vicino, non, cioè chi sta lontano non può mai dire che io so com'è. È proprio, no, so, mamma, in questo momento non... No, però, no, no, ma è chiaro, è chiaro. Presente, si dice chi sta vicino sa com'è fatto un o l'altro. Un amore della che ci usa da la cacchiare. E mazzo e panel facciano i figli belli. È vero, la no, lo so, il papà lo diceva sempre. È vero. Senza, secondo me li fa traumatizzati e possibili serial killer. E l'altro, l'altro proverbio che diceva papà era marange, marange, dice solo figli e solo chiange. È vero? Sì. Oggi papà buttare la no, le teniamo assai. Secondo me invece è sbagliatissimo, perché cioè troppe Totò producono dei futuri psicopatici. No, va bene, secondo me. Guarda, prima con uno sguardo. Brava, non c'è perché c'era rispetto. Con uno sguardo, e quando andava a qualche parte, vi raccomando, che la zia, la nonna, così, stavate come i baccalà. È vero, allora, è vero. Nonnina, nonnina, mia mamma, che era terribile ovviamente, però mi ha insegnato ad essere molto educata in effetti. Però, però mia madre, prima di uscire, tuttora, adesso è solo da poco tempo che mi è passata questa cosa, questo automatismo inquietantissimo, quasi ipnotico. Prima di uscire di casa le diceva: hai bevuto l'acqua, bevi un bicchiere d'acqua, perché non devi chiedere niente. Niente, bravo. E io bevevo questo benedetto bicchiere d'acqua. Tuttora quando esco di casa arrivo fuori, sì, chiudo la finita, porta, mi viene una sete. Non mi viene una sete. Però ricordate che le proverbi non sbagliano. È vero. È vero. Sentite sempre, ho detto, sempre con l'amore, sempre con la dignità, perché tutto ritorna. L'albe, poi sentite chi fa del male, ricordate che il male arriva, ritorna al mittente, certo, certo. Si dice ecco, tre volte più potenziato, insomma. Warupek e Uramsek. Aspetta, sì, sì. Però come, che cosa vuol dire l'albero pecca e il ramo secca? Perché se io pecco, doveva finire sui rami, sui miei figli, su quelli che c'ho nel cuore. E certo, è certo. Quindi, però peccato, perché è un karma un po', un po' brutto. Lo so, e allora perché? Perché è se così. Una persona, in effetti, se l'analizziamo questa cosa, è terribile, perché... e tra l'altro non c'è soluzione, perché una persona che pecca, quindi una persona malvagia, un po' cattiva, non gliene importa niente delle conseguenze che poi subiranno i suoi ma penso che le figlie cuore, penso, ma le persone che fanno del male non danno, non ce ne frega. Io sempre quelle. Perdonatemi, vi rompo le scatole. Ma che dici, nonna? Tu ci devi telefonare tutti i giorni e tutti i giorni ci devi dire pur che cosa mangi, che noi un giorno di questi ci presenteremo a casa tua, la nonna. Dopo il programma ieri, dire, oggi io domenica ho fatto il ragù. E ho fatto due bresciol, ma le bresciol come anche le bel conosciamo, stanno altre due. Oggi invece di cucinare la pasta mangio il pane affettato, lo metto sulla gratella, faccio le bruschette e mangio. Mamma mia, sei una golosona. Nonnina, comunque ieri alla fine della trasmissione io e Luci siamo guardate, mi hanno detto: noi dobbiamo andare a casa della nonna a mangiare. Senz'altro, però... se volete vi do l'indirizzo. Assolutamente sì, però io ho detto, io che sono una cozzala, ho detto: Lu, però io voglio la pasta au furn, la parmigiana e un calzone de cipod. Cioè praticamente devi lavorare una settimana per queste due poverine, non ci vedi così esili, dimagrite, così smilze praticamente. Sto aspettando per farlo, sì. Perché le sponzelle le cipolle da qua arriva ancora bel brava, non la nonna ancora. Ma tu ci avvisi, tu avvisaci tu, sì, e noi veniamo, vi voglio bene, ragazzi. Anche noi, ma di che di cosa? E grazie della pazienza di chi mi ascolta al telefono. Ma che dici? Ma nonna, posso dire una cosa? Magari fosse tutto come te. Va.
Ti vogliamo bene, ciao Nanna, Nanna, buona giornata. Ciao, ciao Nanna, ciao. Anche a voi, anche a voi a tutti. Ciao. Litfibo su Radio Bari, no, Telebari. Non ho chiesto a nonnina se nel calzone di cipolle ci mette il tonno oppure no. No, non lo metterà sicuramente. E domani allora glielo chiediamo. Si fa solo a giovinazzo così. Intanto buon ascolto. Litfibo. A te piace Litfibo? Hai raccontato pure simpaticissima. Sì. Un aneddoto. Ciao Pinfusco. Quando si usavano le famose le cassette, quelle dei mangianastri, che si chiamavano. Io avevo in macchina, no, nella mia Dianzei, io voglio risentire l'aneddoto di quando tu e Federico eravate fidanzati. Ma no, se qualcuno se l'è perso. È tutto serio, invece è un capamatto come lei. Il primo fidanzato, che poi io e mio marito siamo stati 10 mesi, noi abbiamo 10 mesi, siamo conosciuti, eravamo così trasparenti. Anche mio fratello e mia cognata. Vedi, ci siamo messi il 1 gennaio e ci siamo sposati il 27 ottobre del 97. E niente, quell'anno, proprio perché ci eravamo messi in... Sì, quello è il problema. Madù? Vabbè, scusami, lo sai che ho dei problemi, sto facendo questo caffè vecchio. Hai fatto una gaffa? Non lo so. Vabbè, tanto non lo capisco. Vabbè, però per me ho sempre ragione io. Ho sempre il 23. Il 20. Ah, Madonna, scusa. No, ma cioè. No. Ma la cosa è bellissima, perché di solito sono gli uomini a dimenticare le date. C'è un motivo, perché il 27 è il tuo compleanno. Esatto. Il 23 ci siamo sposati. Ma che tempo che. Comunque, quell'estate decidevo di portarcelo insieme in vacanza. Fu veramente una bella idea, anche perché poi ci dovevamo sposare. È diventata Bordeaux, comunque, rossa. E quindi lui, che è sempre stato così, non è che si alza solo mo' alle 5, anche quando era giovane, decise una mattina. Ma non è vecchio? Quando era giovane, vabbè, tenevo 35 anni, il mio boy là. Una mattina nel... una mattina, ma era l'alba praticamente. Noi, essendo, cioè era estate, quindi ci alzavamo intorno alle 9:30. Ma naturalmente lezze separate, non dormivate insieme? No, lezze separate. Come mamma e papà dall'altro lato, non si poteva. E le mie sorelle nell'altra stanza. E quindi lui decise la mattina di cominciare a girare di cuori nel silenzio della casa. E niente, ci furono delle gastebe dall'altro lato che venivano dalla stanza delle mie sorelle. Che volevano dormire. Ed erano le 6? Era presa 6:30, salvo d'estate, in vacanza. E io che ridevo come una mazzuletta a castello, ridevo fortissimo. E niente, poi ha capito che se aveva 6 cito la mattina, perché Tania ha cercato di toglierlo di mezzo, però non c'è riuscito. Tania ha un temperamento particolare, mi è simpatica. Sì, appena. Però dai, Tania, un cognato simpatico, sì, no, ben fatto. Un mattacchione, no? Un simpaticone, va bene. E sulle note di questo bellissimo ricordo, questa coppia di mattacchione, sapete che fa? Manda la pubblicità! Veniamo! Rieccoci! Ma io oggi non trovo pace col microfono. Madonna, perché c'è il piccio. Sì, è pure il microfono c'è il piccio. Proprio il piccio picciosissimo, mannaggia la pupazza. Va bene, oggi è martedì, quindi... Niente, è il mercato a carbonare martedì. No. C'è la nostra attesissima rubrica. La rubrica quella di alto linguaggio, ultima frontiera. Viaggio dell'internave come Kais durante la sua missione quinquemestre. Diretta all'esplorazione di vecchi costrutti. Non sarebbe bellissimo? Dov'è? L'Enterprise? Io sto che aspettare che un extraterrestre mi venga a pigliare, ma non viene. E se avesse l'aspetto di Jason Momoa? Ma troppo! E su troppo. Questo sogno che la rende brodo di giuggio. Ma ci pensi? Un extraterrestre è Jason Momoa. Ciao Luigi, sono Jason Momoa. Ciao Jason, sono Luigi Caringio. Ma sì, ecco, va bene, detto questo. Vi ricordate, ti ricordi quando abbiamo parlato del quesito, perché si dice premio assicurativo? Cioè io pago e in modo molto salato e devo pagare, quello si chiama premio. Ve lo dico subito. Allora, il premio in generale, il suo significato è ciò che si riceve come ricompensa in riconoscimento dei propri meriti.
Il premio di assicurazione, a differenza di quanto possa far pensare il termine, quindi un inganno, è una spesa annuale o anche semestrale, dipende da come decidi di pagare, a carico del soggetto assicurato. È il costo, ed è il costo della polizza assicurativa. Io pago e quello è il premio. Vabbè, il termine deriva dalla parola premio, appunto, utilizzata nell'ambito delle scommesse già durante l'Impero Romano, in particolar modo nel settore dei trasporti, ove per assicurare il carico di una nave mercantile un soggetto assicuratore scommette un determinato premio sull'effettivo arrivo a destinazione di un carico di merce, mentre il soggetto assicurato scommette sull'evento opposto. Cioè, per esempio, un naufragio, i pirati che ti svaligiano la nave, ecco, diciamo così. A seconda dell'esito finale del trasporto marittimo, una delle due parti, l'assicurato o l'assicuratore, vince il premio. Da questa antica origine deriva ancora oggi l'uso della parola premio assicurativo. Chi l'avrebbe detto, ragazzi? Voi lo sapevate? Non lo sapevate? Non dico che lo sapevo, perché neanche io lo sapevo. Se lo sapevo io, non lo sapevate manco voi. I simpaticoni dei romani, che simpatici premio umoristi. Assicurativo. Ma l'assicurazione mi sta aspettando a braccio aperti. Madonna, io devo pagare l'assicurazione della moto, i bolli arretrati, Gesù. E siamo tutti nella stessa barca a proposito di imbarcazioni. Solo che non viene mai un pirata con la faccia di Johnny Depp, tipo Jack Sparrow a rapirci, o Jason Momoa, no, tipo Aquaman. Siamo in nave. Possiamo solo fantasticare. Navighiamo al massimo verranno due marocchine di che stanno a fare qua il palazzo. E vabbè, per dire, cioè livello non abbiamo livello alto. Comunque prima ti sei persa in un Sword Union che è passato con le treccine. Sembrava l'eroe di saranno famosi. Esatto. Vabbè. E niente, me lo sono perso. Sei perso, mi dispiace, ma me lo sono visto io. Comunque, Tiziano, perché non mandiamo un po' di musica sconvolgente? Ci piace tantissimo. Abbiamo su Radio Bari e Telebari un classico della musica soul. I'm a soul man, Sam e Dave. Ciao Silvia. Tiziano, non abbiamo capito che ci hai detto. Quella mano così a sorretro, va bene? A tua sorella, va bene? O a uno dei tuoi gatti? Qual è il problema? Che volevi dire? No, nulla. Il brano era un po' corto, dovete allungarvi un po'. Tutto qua. Ci dobbiamo allungare. Vediamo che cosa possiamo fare. Sinceramente è facile che ci allarghiamo, ci allunghiamo non tanto, però vabbè, quindi ci proviamo sempre. Allargatevi un po'. Allora, ieri ho visto quella serie di paura, ti ricordi? L'ho quasi finita. Sì, ma che poi tu mi hai detto che alla fine era un po' come quel dei Pavesini, quindi non ho capito perché te la sei vista. Allora, non lo so, è controverso, non ho ancora finito. Oggi mi vedo l'ultima puntata, si chiama Havel. Tra l'altro ho notato una cosa, che probabilmente è la scoperta dell'acqua calda quando c'è il titolo, perché dovete sapere, oggi sto proprio questo così, si mette pure lì perché forse non lo sapeva fino a 3 secondi fa, adesso sappiamo. Dovremmo sapere che in pratica in America, ma non so se lo fanno anche in Italia, ma non credo, quando fanno delle serie TV, cioè continuamente, la sigla la fa un regista a parte, cioè ci sta tutto uno studio per fare le sigle, perché ci sono i premi per le sigle più belle. Detto questo, durante questo Havel ha questa sigla molto ricercata, brevissima, cioè molto bianco e nero, questi contrasti belli, cioè tra bene e male, yin e yang, bla bla bla, luce e oscurità. E praticamente ho notato, cioè la scritta Havel. Io ho notato, scoperta dell'acqua calda di quelle proprio wow, che evil, che significa male in inglese, se tu lo leggi al contrario, è live, vita. Ed è una scoperta inquietante per me, che ho scoperto l'acqua calda probabilmente. Però, cioè, è strano che la parola male letta al contrario e viceversa significhi, cioè, sia la parola vita. Ma quante cose sa oggi la Giordano? Io veramente sono rimasta senza parole, che è difficile, però ho sto ascoltando con interesse. Neanche io lo sapevo. Cioè, così, che mi vergognavo pure a dirla ad alta voce questa cosa, ho detto, vabbè, sarà una cosa che ho scoperto io, così, proprio, tipo, come sono buone le Kinder Brios, però non possiamo mangiare. Però vabbè, ok. Allora, stasera vedrò, oggi pomeriggio, perché chiaramente dovete sapere che c'è una strategia per me per vedere gli horror, quelli che mi spaventano. Allora, non li vedo per forza quando c'è ancora la luce del sole, mai quando tramonta. Io da quel momento in poi vedo altro.
Per cui tutta questa serie me la sono smembrata in pomeriggi, e non solum sed etiam, che in latino significa non solo ma anche, faccio delle cose. Se mi spaventa proprio, se è proprio un po' terrificante, ma non tanto quello che vedi, ma quello che sottintende la cosa, quello che significa, allora sono indaffarata e l'ascolto. Inoltre ho fatto un'altra cosa ridicolina, tu avresti riso molto e mo riderai. Praticamente ho scollegato, per vedere i video subito, telecomandino alla mano, ho scollegato il Dolby Surround. Bravissima. L'ho scollegato e ho messo l'audio, quello basico del televisore, quello becero, l'audio becero, quello orribile, perché così quando ci sono quelle cose che adorano tanto fare i registi, che c'è tipo il posseduto che fa una voce, non è impressionante perché sente malissimo. Per cui oggi mi vedrò l'ultima puntata, non è male, ma il problema sempre è che hanno usato un tipo che ti devo far vedere, che ti piacerà molto come attore, che si chiama Mike Coltrane, non me lo ricordo, non mi viene, oggi sto picciosa e senza memoria. Lui non è bravo, e quando non c'è un attore intenso, purtroppo la storia zoppica, quindi non ti prende, per fortuna, perché come ho già detto l'altra volta, se vedessi, vabbè, magari ce lo vediamo insieme, che tanto l'ho visto più volte, se vedessi invece Il Rito, che è un film proprio su queste cose, le possessioni demoniache, è della storia di un esorcista italiano, però non si dice qual è, non dicono qual è tratta da un libro, dalla biografia di questo qui, è interpretato da Anthony Hopkins. Uno shock, uno stupido. Pensa che non ci sono manco effetti speciali, cioè quando succede una cosa a lui, giusto un attimino deturpano il viso, ma non tipo Linda Blair ridicolissima dell'esorcista. Però ti assicuro che quel film recitato, cioè quel ruolo recitato, è spaventoso. Infatti la prima volta che vidi il trailer ed ero molto interessata, perché a me piacciono queste cose, perché non si sa mai, è vero, è bugia, per cui rientrano in questa sfera, in questo alone misterioso della vita umana, delle grandi risposte, delle grandi domande che ancora non hanno una risposta. Vidi il trailer a Madonnella, quando abitavo nel mio monolocale, di sera prima di dormire stavo con la TV accesa e fanno sto trailer. Io feci come facevo da bambina quando avevo paura, ero convinta esistessero i vampiri. Stavo là di fronte al televisore, te lo giuro, Lu, al buio, vedo, no, ero interessatissima, però facevo su e giù col lenzuolo, ridicola. Però io ho fatto una cosa del genere, perché solitamente chi mi trascina al cinema a vedere questa è Federica, e devo essere molto ridicola, chissà, meno male mai nessuno mi ha ripreso, perché là dove capisco che c'è una scena un po' inquietante, mi metto la mano e faccio così. Qualcuno avrà pensato, ma che mica da creativi, da vedere un film horror e poi ci copre gli occhi. Però è ognuno più forte ha di il suo metodo, è più forte di me, bene, più forte di me. Oh. Quindi abbiamo detto questa cosa qua. Oggi pomeriggio mi vedo l'ultima puntata della prima stagione di Heavio, che comunque ha prodotto, insomma i produttori hanno esiste già una seconda stagione, mi sono informata, ma la si trova forse, non lo so se è una strategia pure per aumentare il mistero, è stata già mandata in America, è stata già programmata nel 2021, ma in Italia non si sa se c'è, non c'è, su internet ci sono notizie, è su Netflix, l'ho cercata, non è vero, e non si sa quando verrà programmata sta seconda stagione in Italia. Beh, pazienza, perché tanto non è chissà che bomba, però è giusto sempre che rispolvere a questi grandi quesiti ai quali non avremo risposta se non quando passeremo oltre, diciamo così. Ora tutto questo mi ha fatto venire una fame. Ma guarda, parlare di film horror viene sempre fame, guarda. Quindi lui oggi, ma che si mangia? Oggi mangiamo gli gnocchi allo zafferano con noce e speck. Mortacci, stracci, che bontà. Pensare che non tocco un carboidrato da 2 settimane. Due. Come sono stata brava. Quanto hai perso? Giovedì sono 2 settimane, ho perso quasi 4 kg. Cioè lei, se non mangia i carboidrati, perde quasi 4 kg. Mi sgonfio, se non mangio i carboidrati, come i palloncini. Vabbè. Ebbene, prendiamo 0,5 kg di gnocchi, 120 ml di panna da cucina, 100 g di speck tagliato a listarelle, scalogno, olio d'oliva, noci e una bustina di zafferano. Allora, per prima cosa mettiamo sul fuoco la pentola con l'acqua e il sale, accendiamo la fiamma e portiamo a ebollizione. Ora possiamo preparare il sugo per condire gli gnocchi. Prendiamo una padella, mettiamo olio, aggiungiamo lo scalogno e lo speck a listarelle, cuociamo finché lo speck sia leggermente croccante, poi
poi lo mettiamo da parte. Nella padella aggiungiamo la panna e la bustina di zafferano, mescoliamo bene e spegniamo il fuoco. Quando l'acqua della pentola inizia a bollire, versiamo gli gnocchi, aspettiamo che venghino a galla e li togliamo praticamente e li mettiamo nella pentola dove c'è la panna, dove abbiamo lasciato il condimento prima, nella frisola. Una volta scolati, metteteli nella pellicola del condimento, era questo che dove mi ero persa, aggiungiamo l'acqua di cottura e aggiungete tutto il condimento a una fiamma un po' cruda. Luigia! No, che cos'è? Qual è il problema? Che tu fino a un tramezzino si fa. Renato, per colpa tua mi hai fatto sbagliare tutta la ricetta. Vabbè, andiamo alla quinquibus, dai. Facciamo saltare per pochi minuti. Un tramezzino, da che si deve asci. Facciamo saltare per pochi minuti il fatapos, gli gnocchi. Metteteli nel piatto, che va sotto. Metteteli davanti a vostro marito, che quando li pungerà lo gnocco, lo porterà alla bocca. Dirà che in questo piatto qua c'è un'idea. Bellissimo. Madonna, se abbiamo cominciato a fare solo non lo dovete fare per entrare. No, dobbiamo mettere una tenda qua davanti, perché sennò quello ci distrae. Chiamino un pic, ma vabbè, e niente, va bene ragazzi, questa è la ricetta, comunque è facile da fare, rivedetevi la ricetta, fatela come volete voi, tanto gli gnocchi. A proposito di ricette, ci sta un film bellissimo che consiglierei. Allora, si chiama The Menu. Ha un cast pazzesco, è un horror distopico, però tu non lo capisci, che c'è qualcosa di strambo nel film dall'inizio, però piano piano è dosato in pillole come un ingrediente messo con le mani esperte di un bravissimo chef in una ricetta. Si chiama The Menu, il protagonista, vabbè, ci sono tutti i protagonisti praticamente, gli attori, cioè tipo Girotondo di Schnitzler, che non c'è il protagonista, ma sono tutti ruoli importanti, però è quel grandissimo attore di Sir Ralph Fiennes, ovvero sia Lord Voldemort di è sempre là, Harry Potter. È bello Harry Potter, sapete che fanno la serie, yuppili. Tiziano, vedi se lo facciamo venire qua ospite uno di questi giorni, no, così lì sarà Voldemort, volete Sir Ralph Fiennes, camperini qua in mezzo a noi, comunque no. Vedetelo, perché c'è un bellissimo cast, c'è Nicholas vabbè oggi non mi accoglio con i nomi né con la pronuncia, per cui The Menu si trova su Apple TV e non mi ricordo dove altro, comunque su varie piattaforme streaming, ma si è fatta una certa. E niente, mo ce ne andiamo a casa. Anche se quella sorta di ricetta che vi ho dato, io oggi mangio lo stracchino e l'insalata. Beh, buono. Quanti grammi di insalata? No, lei è quella quando ne vuole. Ma pure l'insalata con i grammi, c'è proprio un po' di fame. No, no, l'insalata, diciamo, non ha grammi. È lo stracchino. Lo stracchino, ragazza. Quella cosa così. Vabbè, buono. È lo squacquerello, no? No, io adoro lo stracchino. Non ce l'ho. Lo squacquerello non ce l'ho. Io c'ho lo stracchino e mangio quello. Non voglio fare pubblicità, ma c'è uno stracchino che adoro. Diciamo. Non ho anni, è buonissimo. Quello secondo me è il migliore. È il re degli stracchini. Va bene, detto questo. Vabbè, ragazzi, detto questo, che vi devo dire? Abbiamo una bellissima giornata. Sì, vi ricordiamo che noi ce la vediamo. Noi ce la sentiamo. E voi? Beh, fate i bravi. Ciao. Renato Ciorda, vi avevo ammazzato. Questo programma è presentato da Molitecnica Sud, www.molitecnicasud.it.